Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena senza lievito in padella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, olio evo, acqua frizzante, sale. Per farcire, prosciutto cotto, provola dolce a fette, pomodorini a fette, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. L'olio, il sale e la farina. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividiamolo in due parti uguali e trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Mettiamo da parte una parte dell'impasto e stendiamo la prima parte in un disco sottile. Trasferiamolo in una padella unta con olio del diametro di 28 cm. Condire col prosciutto cotto, formaggio a fette, pomodorini a fette. Condiamo con sale. Pepe e irroriamo con un filo d'olio. Stendere il resto dell'impasto e posizionarlo sopra. Sigilliamo bene i bordi. Cuocere a fuoco medio per 5-7 minuti per lato. La focaccia è cotta, trasferiamola in un piatto e servire. Focaccia ripiena senza lievito in padella. Grazie e alla prossima ricetta!